Il via di un progetto che si svolge dal 25 al 28 marzo, Influencer per lo sviluppo dei prodotti e dei brand italiani all'estero. Questo progetto innovativo ha la finalità di valorizzare i prodotti italiani sui mercati internazionali tramite influencer del settore alimentare. È un piacere per noi accogliere ICE, l'Istituto Commercio Estero, qui a Brescia, nell'ottica del nostro lungo rapporto di collaborazione che prevede sia incontri B2B, sia studi per la blockchain, sia, come in questo caso, un sistema di relazioni con gli influencer, il tutto per riuscire a tutelare e promuovere l'industria alimentare in giro per il mondo. Troppo spesso, difatti, sappiamo che ci imitano e sfruttano i brand e i loghi delle nostre aziende. L'idea di portare in Italia, e in questo caso nella mia terra, a Brescia, 11 food blogger internazionali, proprio per riuscire ad arrivare direttamente nei paesi, raccontando la storia, le professioni, la cultura d'impresa delle nostre imprese e facendo assaggiare, assaporare, sentire i profumi all'interno delle singole aziende questi food blogger che avranno l'importante compito di trasmettere il made in Italy del food che tanto è apprezzato in giro per il mondo. Per Unione Alimentare è assolutamente strategico il rapporto col Ministero degli Esteri, in particolare con l'ICE, perché attraverso questo rapporto riusciamo sicuramente a migliorare le vendite all'estero, che sappiamo benissimo oggi raggiungono circa i 60 miliardi di euro e incidono per circa il 40% sul PIL nostro nazionale. È strategico e quindi ci impegniamo affinché tutto vada per il verso giusto. Siamo orgogliosi e contenti di far parte di questa importante iniziativa che vede qua a Brescia l'arrivo di 10 importanti influencer da varie parti del mondo. Le nostre aziende si sono rese partecipi di questa iniziativa perché è importante guardare verso l'export. È impensabile che lo sviluppo non passi anche attraverso l'export. E quindi questo darà certamente anche una valorizzazione per le nostre imprese e per tutto il comparto alimentare.